un nuovo inizio. Sì, perché voglio tornare a portare contenuti su questo canale, voglio tornare a mettere video, però voglio tornare a mettere video di qualità. Non più i video che c'erano prima, quindi video statici di macchine che passano, inquadrature ferme su una tribuna, oppure un board di un quarto d'ora senza commentare, senza niente. Per cui non voglio più fare quel genere di video, voglio fare video un po' più belli, magari anche qualche vlog durante i weekend di gara. I video che ci sono adesso sul canale non li toglierò nel modo più assoluto, perché sono il mio passato e non voglio che il mio passato vada perso, il passato di questo canale vada perso, dal momento in cui è stato aperto fino ad adesso. Torno a fare video dopo un anno perché ho voglia di tornare a fare video, perché comunque è una cosa che mi piace fare, il fatto di condividere alcune delle mie passioni, alcune delle mie esperienze, è una cosa che mi è sempre piaciuto fare, mi è sempre piaciuto fare video, però il fatto di tenere memoria di quello che faccio è una cosa che ho sempre avuto, già da quando ero piccolo, e per cui voglio tenere memoria anche con voi, voglio condividere la mia vita con voi. Non farò daily vlog, quindi non tutti i giorni. Per quanto riguarda i nuovi progetti, adesso che siamo in quarantena, ce ne sono veramente pochi, perché il campionato di kart è sospeso, gli allenamenti sono sospesi, gli unici allenamenti che faccio sono a casa, per comunque tenermi, tra virgolette, in forma, e allenamenti col simulatore, sempre che il mio volante me lo permetta, perché ovviamente ho un paio di problemini, poi magari faccio un video anche su quello. Ho intenzione anche di fare qualche live, per cui mi metterò in moto anche per quello. Poi, una volta ripreso il campionato di kart, farò qualche video anche su quello, nei weekend di gara. Magari qualche video un pochino più montato, un pochino sotto un certo aspetto cinematografico, quindi con delle inquadrature un pochino più studiate, così. Probabilmente farò anche quello. Ci sarà un leggero aggiornamento dell'attrezzatura. Per quanto riguarda le mie prese statiche, sono a posto. Ho intenzione di cambiare la GoPro, perché ho una GoPro Hero 4, volevo aggiornarmi e prendere o la 7 o la 8. Questo è quello che riguarda l'attrezzatura. Se avete degli suggerimenti, vi chiedo di lasciarmi un commento qua sotto, o comunque scrivermi sui vari social che lascio comunque in descrizione. Per adesso il video finisce qui. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Lasciate un commento, condividete il video e noi ci vediamo al prossimo video, che spero sia molto presto.